Bella leggenda, io sono Ale e oggi siamo qui su Clash of Clans. Come vedete ho un profilo strano. Come ho preannunciato nello scorso video, sono in arrivo news per il canale. Scusate se vedete qui la chat un po' strana, ma il fatto è che avrei dovuto fare in questo video l'attacco in war del numero 10 e scopro che un tizio me l'ha attaccato, quindi... cioè, è iniziata una discussione nel clan dove io espulso questo tizio in preda alla rabbia. E quindi ci ha detto: adesso facciamo il clan serio e fingiamo di fare una chat normale. Perché devo registrare il video. Un salutone a The Best of All all'Oggio 3. E no, non saluto Templare 03, un non saluto a Templare 03. Bene ragazzi, come già preannunciato nella intro, in questo canale ci saranno news. Sì, come vedete e come ho annunciato nello scorso video, abbiamo creato l'Accademia, la JL Academy. In questa Accademia saranno benvenuti tutti 30 più e adesso siamo un po' debolucci, ma contando che il clan è stato creato da 2 giorni, stiamo andando abbastanza bene, abbiamo già scatenato la prima war. In questo clan troverete me con un secondo profilo, Imperatore con un secondo profilo, che si chiamerà Alessandro, io sarò Ale, ha fatto questo profilo per trollarmi, maledetto. Eccolo. E in questo momento, se entrate ora, troverete anche Templare 03, perché è in prova come co-capo, perché... vogliamo farlo co-capo anche nel clan madre. Appena finirà la prova in accademia, Templare ritornerà in madre, farà la minidenza e se avrà fatto il bravo in JL Academy, sarà fatto co-capo in Just Legendary. Parliamo del mio secondo profilo. Come vedete io sono abbastanza scarso, ho iniziato a giocare da poco, ma non è questa la particolarità. Infatti il mio profilo sarà uno di quei profili che non avrà le mura. Costruirò il mio profilo senza mura, ma maxerò ovviamente tutto il resto. E il mio obiettivo sarà arrivare al TH11, anche per mostrarvi un po' le tecniche del TH11. Innanzitutto io direi di migliorare i nostri depositi di elixir. Andiamo a migliorarli. Sinceramente è stata davvero un'emozione ricreare un clan, perché mi ero scordato un po' delle cose che succedono in un neo clan. Tipo la gente che entra a caso e che vuole essere fatta co-capo, la gente che insulta ed entra a caso. Ragazzi, voi non potete immaginare il primo giorno com'è stato. È stato carino, insomma, un ricordo di quello che è stato la creazione di Just Legendary qualche anno fa. In questo video volevo portarvi anche un attacco in war. Visto che siamo in war, questa sarà la prima war del clan. Volevo attaccare il mio corrispettivo al 10. E invece, come vedete è un TH9 maxato, quindi non so se... Però mi impaurisce la torre arciera al 2, mi impaurisce perché... Ok, facciamo i seri perché questo è un TH4, io sono un TH3 e non ho neanche laboratorio, quindi non ho neanche migliorato le truppe. Useremo per attaccarlo, le ho già preparate le truppe, giganti, barbari e arcieri. Per il semplice motivo che non ho sbloccato altre truppe. Nel castello mi sono autodonato 2 mongolfiere, è il mio primo attacco in war, quindi non so come gestirmela ragazzi. Andiamo, mucchio selvaggio con i maghi. No, guarda quanto sono forti i maghi al 5. E di mettere il resto dei barbari e degli arcieri qui, sperando di non sbagliare. Vediamo se... oh cavolo, vai mongolfiere. Prego. Ti prego, attenzione, è l'attacco più bello della mia vita, ragazzi. Sì, raga, godo. Bella, raga, 3 stelle. Almeno su questo profilo riesco a fare 3 stelle in war. Proverei ad attaccare questo, il 7. Proviamo ad attaccare il 7, ragazzi. Salutami, please. Un saluto a Fra, che purtroppo è arrivato in ritardo, ma anche io sono un ritardatario come te, quindi tranquillo. Mi hanno donato le mongolfiere questa volta al 4, quindi aumenta la difficoltà, quindi probabilmente fallirò, però I don't care, I love it, quindi boh. Da questo momento porterò video sia sul primo profilo, sia sul secondo profilo.
ossia questo: il 9 è stato troppo facile, adesso complichiamoci un pochino la vita e andiamo ad attaccare questo. Che la forza sia con me. Iniziano subito i primi Failing War. Mettiamo i barbari qui. Ma guarda come Meliara. Ok, ucciso il primo mago. Ucciso il primo mago. E adesso mancano solo gli arcieri, che sono al 6. Sei brutto. Mettiamo un gigante a tankare. E buttiamo gli arcieri. Ma guardate quanto poco danno fanno. Altro gigante. Cioè, guardate quanta vita ha la difesa aerea. Perché prendi di mira gli arcieri? Ok, distrutta la difesa aerea con più perdite del previsto. A questo punto lanciamo qui le mongolfiere e cerchiamo di distruggere questa torre arciere. Vai, intanto distrutta la prima torre arciere e buttiamoci sulla seconda. Intanto le mongolfiere distruggono le difese di terra. Ok, distrutta ragazzi, non ci credo. Oh mio Dio, non ci credo. Cosa ha fatto? Cosa sto facendo, ragazzi? Cosa sto facendo? Vediamo ora se riesco con il tempo, perché il villaggio è più grande e ho meno truppe perché sono morte. Sono momenti di tensione, ragazzi, sono momenti di tensione. Gli arcieri puliscono le strutture esterne mentre le mongolfiere si stanno dirigendo verso il municipio. Attenzione, con la loro solita velocità. Dai, non ci credo ragazzi, con truppa all'1 abbiamo arato un THK al 4, che in teoria dovrebbe avere le truppe al 3. 6 stelle in war, ragazzi. Io non ho mai fatto 6 stelle in war nella mia vita. Evviva, mi sento realizzato. Ma perché non ci ho pensato prima? La cosa bella, ragazzi, il set era stato failato, guardate. Il set era stato failato da questo, che aveva sbloccato i maghi, le pozioni e gli arcieri, e ha fatto una stella. Aveva gli arcieri al 2 e io con giganti all'1, archi all'1 e barbari all'1 sono riuscito. Guardate che bottino. 100.000 di bottino. 100.000 di bottino. Vediamo. Ma non mi entra. Quindi ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, unitevi tutti all'accademia. Mi raccomando, di nuovo, lo ribadisco. Templare incredulo. Un saluto anche a Angel. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Un ciao leggendario a tutti, ragazzi.